Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adrix, come sempre. Allora, ho cambiato location, cioè sono sempre a casa mia, ovviamente anche perché in teoria non si potrebbe uscire, però sono in camera perché comunque in cucina c'ho i pappagalli, fanno. Allora, dicevo, sono qui perché finalmente dopo forse un anno un mio amico ha ritrovato di nuovo delle foto che mi aveva fatto all'appunto Abarth, e perché gli avevo chiesto un favore se mi faceva, diciamo, un servizio fotografico all'Abarth, e poi purtroppo l'SD in qualche modo l'ha persa, non la trovava più. Finalmente è riuscito a trovarla e gli era caduta sotto un mobile. Si vede che facendo le pulizie o spostando comunque qualcosa è riuscito a ritrovarla. Allora me le ha mandate tramite WhatsApp. Io quindi, dato che non ci possiamo vedere, lui me le ha inviate così. Quindi è probabile che la qualità non sarà ottimale, perché prendendole direttamente dal dispositivo così, può darsi che forse non sono proprio ottimali al 100%, però sinceramente io le ho viste. Poi lui ha anche una macchina fotografica molto buona, quindi le foto sono venute bene. Bisogna vedere solo quando le vado a mettere sul computer se sono perfette. Io spero ragazzi che questo video vi piacerà, perché io comunque è vero che ho cambiato la macchina, perché comunque purtroppo stava arrivando a un punto non critico, perché la macchina andava ancora, andava benissimo, io la tenevo veramente a puntino, però stava arrivando i 200.000 km. Te la svalutavano sempre ogni anno che passava, ovviamente. Ogni tanto c'era qualcosina da mettere a posto, quindi portarla dal meccanico. E ultimamente, anche se io gli facevo i tagliandi di routine, c'era sempre qualcosa che andava fuori posto. Un piccolo esempio: è successo che ero fermo, ha cominciato a fumarmi bianco dal motore, perché si era inciuccato il termostato dell'acqua, quindi è andata in ebollizione. Per fortuna non ho bruciato testa né niente, mi ha cambiato il termostato il meccanico e di nuovo la macchina a posto. Adesso sembrava che aveva dei problemi, forse non so se hanno gli ammortizzatori o il semiasse, quindi anche quello era da vedere un attimino che cos'erano quei rumori. Poi c'era da fare di nuovo il tagliando. Comunque, su una macchina che se tu la portavi dentro il concessionario ti davano 2.000 euro. E invece, con gli incentivi che c'erano in questo periodo, mi è stata valutata il doppio, e quindi ho preso, dico la verità, ho preso la palla al balzo. Molti dicono che la tipo è una macchina da vecchietti qua, di là. Ma ragazzi, io ho preso l'Abarth quando avevo 20 anni, adesso ne ho quasi 40, cioè non è che vado a ringiovanire, ne ho già 38, siamo quasi 2 anni, 40, quindi cosa mi prendo? Cioè, poi l'era di fare, che ne so, il figone su un macchinone qua di là, che poi tanto non serve a una beata mazza. Mi sono tolto lo sfizio di avere una macchina bella, potente, e mi è dispiaciuto un casino darla via, perché è vero, mi è dispiaciuto, mi dispiace ancora. Però questa qua, quella nuova, consuma veramente poco, che già va bene per me, perché comunque io lavoro fuori Torino, quindi fai tutti i giorni Torino Rivoli, Rivoli Torino, poi esci al fine settimana quando si potrà, comunque esce la fine settimana, ti muovi, no? Con quell'altra io facevo neanche una settimana piena di benzina, diciamo. Io con questa qua facevo
faccio una settimana e qualcosina anche della seconda settimana, faccio il pieno totale del serbatoio, mi dura una settimana di sicuro e anche qualcosina in più. Con l'Abarth facevo 3 o 4 giorni con il pieno e poi dovevo di nuovo mettere benzina. E quello, vabbè. Poi c'era il bollo annuale che siamo sui 340 euro, che non è poco, l'assicurazione 400 euro. Qua invece la benzina almeno ti dura una settimana, il bollo su un 95 cavalli ho pagato 193 euro invece di 340. Cioè, poi comunque ho di nuovo la macchina nuova, sono sicuro. Almeno si spera che vada bene per altri 10 anni, sono a posto, perché io l'Abarth l'ho tenuta 11 anni. Comunque ragazzi, ho fatto una breve introduzione anche per far capire a quelle persone che dicono: ah, hai preso una macchina da vecchi qua di là. Come ripeto, non ho più 20 anni, ne ho quasi 40, quindi non sono vecchio, ma lo diventerò. Quindi la macchina, se mi dura ancora 10 anni come l'Abarth, i 10 anni passano anche per me, quindi diventerò un vecchietto. Niente, adesso io vi faccio vedere questa carrellata di foto. Non ce n'è molte, non ce n'è molte, però sono molto carine, le volevo condividere con voi. Quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un commento qua sotto, come al solito, iscrivetevi al canale soprattutto e attivate la campanellina, perché così quando io metto il video, qualsiasi video, vi arriva la notifica e potete vederlo in tempo reale. Ok ragazzi, con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.